Ciao riders, ben arrivati sul canale di Bikes for Eddie. Io sono Eddie e oggi voglio cercare di dirvi quella che è la mia opinione sul futuro di questa motocicletta, ovvero dell'R1. Infatti, negli scorsi giorni se ne sono sentite di tutti i colori. È arrivata da Yamaha la notizia che il motore CP4 non verrà, che è quello che equipaggia l'R1, ma in realtà anche la MT10. Che il motore appunto non verrà aggiornato alle normative Euro 5. Questo prevalentemente per una questione di numeri. Infatti abbiamo visto che se quando l'R1 è nata nel 1998 il segmento delle super sportive era il segmento trainante per tutte le case motociclistiche dell'epoca, oggi come oggi il settore delle super sportive è veramente una nicchia. Pensate che se ne vendono circa 600 in Italia in tutto l'anno, che sono di numeri davvero risibili per una grande azienda come Yamaha. Di conseguenza è arrivata la notizia che gran parte dei fondi che sarebbero stati necessari per aggiornare il motore CP4 a Euro 5 Plus saranno destinati ad altro, proprio perché non è più economicamente profittevole cercare di fare un aggiornamento di questo tipo. Questo che cosa vuol dire? Che non potremo più comprare l'R1? Assolutamente no. Potremo continuare a comprare l'R1, cosa secondo me giusta per altri motivi, ve l'ho già raccontato in un altro video che vi linko qua in altro. Potremo comprare l'R1 solo ed esclusivamente per correrci in pista grazie al programma GYTR. E questo secondo me è da una parte una ottima notizia, dall'altra non deve preoccupare assolutamente nessuno, perché vuol dire semplicemente dire che potremo continuare a comprare l'R1 usate, oppure le potremo comprare per andarci esclusivamente in pista. Questo secondo me è corretto, come vi anticipavo, sostanzialmente per tre motivi. Punto numero uno, perché una motocicletta di questo genere non è adatta all'uso stradale, perché le cose succedono troppo in fretta, troppo a coppia, troppo a potenza per le attuali condizioni, e molto, secondo me, anche per molti dei piloti che se la comprano. È infatti possibile acquistarla senza avere particolari storici o particolare esperienza, ed è una moto che tutto sommato può mettere a rischio la guida. Secondo motivo, perché le condizioni del traffico in questo momento non ci permettono di sfruttare al 100% una motocicletta con oltre 200 cavalli alla ruota. Io vado spesso e mi sposto spesso e vedo sempre con grande frequenza persone che stanno al cellulare mentre stanno guidando. Questo su una moto che è in grado di accelerare in pochissimi secondi da 0 a 100 all'ora sicuramente è un fattore di rischio aggiuntivo. Ultimo, ma non ultimo, le condizioni delle strade, personalmente mi riferisco all'area del nord-ovest, non consentono di utilizzare con tranquillità questo tipo di motociclette, che è fatto per correre su delle superfici perfettamente lisce come quelle delle piste. Quindi, il mio punto di vista, molto breve in questo video, è il seguente. Io sono entusiasta che Yamaha abbia deciso di non aggiornare alla normativa Euro 5 questo motore, e che di conseguenza le R1 possono essere vendute solo ed esclusivamente per chi ci va in pista, o per addirittura per chi corre. Oltretutto, questo svincola chi deve fare questo tipo di utilizzo della motocicletta da una serie di incombenze, tipo disallestire completamente la motocicletta e riallestirla per l'uso pista. Infatti, le GYTR, come già avviene per la R6, vengono fornite con dei cablaggi semplificati, senza i fari. Si può scegliere un sistema di scarico che non sia quello con il catalizzatore. Insomma, ci sono una serie di vantaggi nell'avere una moto come l'R1 pronta per essere allestita per la pista, come devo dire fanno già altre case da un sacco di tempo. Pensate ad Aprilia, che con il progetto Factory Works, con la RSV4 del 2015, fu la prima a inaugurare questo tipo di servizio. A questo punto io vi chiedo: voi siete contenti che l'R1 a partire dal 2025 non si possa più comprare per l'utilizzo stradale? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, e come sempre prenderò i commenti un pochettino più piccanti, più pepati, per farci degli short. Beh, il video di oggi è veramente breve, la mia R1 2023 vi saluta, io vi saluto, mi raccomando, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanella per le notifiche, e questa settimana vi beccate ben tre video diversi. Ci vediamo presto, ciao riders!